Eccoci alla seconda puntata del programma sui serial killer italiani. Vi vogliamo parlare di Antonio Boggia, che è considerato il primo vero serial killer uomo dell'Italia nell'epoca moderna, cioè dopo la Seconda Guerra Mondiale. È considerato il mostro della stretta bagnera, che sarebbe la zona della città di Milano dove abitualmente colpiva. La nostra storia comincia nel 1799, anno di nascita di Antonio Boggia, ma per sentir parlare delle sue gesta occorre attendere il 1860, quando il figlio della signora Ester Perrocchio, vedova ultrasettantenne che viveva in una casa da sola, denunciò la scomparsa proprio della madre. Le indagini portarono subito a sospettare di un certo Antonio Boggia, muratore, che aveva fatto dei lavori saltuari nel palazzo dove abitava appunto la signora scomparsa. Il Boggia, da modesto muratore, si era trasformato con il tempo in amministratore dello stabile dove Ester Perrocchio, proprietaria dello stabile in questione, viveva. Era stato proprio la Perrocchio a nominarlo, conferendogli una procura speciale dinanzi a un notaio. Il giudice Crivelli, incaricato dell'indagine, scoprì la stranezza della rapida ascesa del Boggia, che anni addietro era stato denunciato e condannato per il tentato omicidio di un anziano contabile, il signor Comi, il quale, attirato con uno strattagemma dal Boggia, era stato tramortito ma era riuscito a scappare. Boggia, riconosciuto allora malato di mente, fu condannato al manicomio e internato a Senavra, sottoposto poi a cure mediche. In pochi anni venne dichiarato guarito e rimesso in libertà. Il giudice Crivelli cominciò a interrogare tutti coloro che abitavano nello stabile della signora Perrocchio. Venne così a sapere che la mattina successiva all'ultimo giorno in cui la donna era stata veduta girare per il palazzo, il Boggia, impegnato in alcuni lavori di restauro nello stesso stabile, aveva chiesto al portinaio alcuni secchi d'acqua e poche ore dopo era stato visto scendere le scale con un pesante cesto sulle spalle. Il giudice dispose la perquisizione del palazzo e si rinvenne il corpo della donna, murato in una intercapedine. Particolare macabro, mancavano la testa e le gambe. Probabilmente trasportate altrove con un canestro. Nel proseguo delle indagini si scoprì che il Boggia aveva altre due procure speciali notarili, una conferita da Serafino Ribone e l'altra dal Ferramenta Mazza, entrambi scomparsi da tempo. I fatti vennero poi attentamente ricostruiti dagli inquirenti. Emerse che il Ribone era stato attirato dal Boggia in un deposito ed ucciso. Stessa sorte era capitato al povero Meazza. Lo scopo degli omicidi non era solo la rapina. L'assassino era riuscito a falsificare le procure generali che lo rendevano di fatto proprietario di tutti i beni delle vittime, mobili ed immobili, perché appunto le vittime erano molto benestanti. Scavando nella cantina del pluriomicida, vennero scoperti tre cadaveri, quelli di Ribone, di Meazza e di un terzo uomo, che risultò essere un certo Marchesotti, un negoziante anch'esso vittima dell'imbonitore Boggia. Il processo cominciò il 18 novembre del 1861.
La difesa tentò di ottenere l'infermità mentale, ma le prove schiaccianti confermarono la premeditazione e l'intento di truffa, la rapina e gli omicidi. Il Boggia venne condannato all'impiccagione, che si svolse a Milano davanti a una folla di inferociti spettatori. Mentre il corpo del criminale venne sepolto, la sua testa fu data in studio agli scienziati, tra i quali il famoso Cesare Lombroso, che confermarono come i tratti somatici dell'assassino presentassero la fisionomia tipica del killer. Tutte queste notizie vengono documentate e presentate nel libro di Gordiano Lupi, Serial Killer Italiani, di Rusconi Libri.